Amici knitter, amiche knitter, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TV6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, amici, nuovo video con un ospite speciale, ma scoprirete di cosa parleremo subito dopo la sigla. Devi fare anche tu. Valentina. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Amici, amiche, finalmente riusciamo a filmare questo video a vostra grandissima richiesta. Ragazzi, oggi parleremo di animali parassiti dannosi per le nostre lane. Ma prima di incominciare, se vi piacciono video di questo tipo, mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel like a questo video e un commentino, così ci aiutate anche con il nostro amico algoritmo. Se poi volete seguirmi anche sugli altri social come Facebook, dove trovate la mia pagina e il gruppone Big Family, su Instagram, dove vi prego seguitemi perché faccio un sacco di cose bellissime, su Ravelry, dove trovate anche tutti quanti i miei pattern, compreso questo di tappeto volante. Se poi volete seguirmi anche su Ko-fi e offrirmi un caffè, trovate il link in descrizione. Sappiate che tutte queste cose sono veramente tanto tanto utili a me, alla mia attività, ai miei canali, e quindi io vi ringrazio tantissimo, grazie mille. Ma incominciamo, ragazzi, ad addentrarci nella spiegazione, nella presentazione innanzitutto, perché oggi, come vedete, abbiamo un ospite. Ciao Paolo. Ciao Valentina. Allora, per chi non lo conoscesse ancora, è mio marito Paolo Bonivento, che non è solamente mio marito, ma è anche una persona estremamente competente in questo campo. Infatti è laureato in biologia e scienze naturali ed è uno studioso che si occupa di piccoli animali che danno fastidio all'uomo, per cui direttamente, per cui tipo zanzare, animali tipo zanzare, o indirettamente, per cui piccoli animali che danneggiano per esempio il legno, la carta, le stoffe, i cibi e le lane, per esempio. Infatti è un entomologo forense e uno scienziato ed esercita in diversi tribunali in tutta Italia, soprattutto a Roma e a Trieste, occupandosi delle cause dei danni provocati dagli animali deteriogeni e valutandone la gravità. E quindi, caro Paolo, benvenuto. Grazie. Grazie, eccoci qua. Molto bene. Allora, tutta questa premessa per dirvi che appunto oggi parleremo di quello che vi ho anticipato, ovvero sia degli animali che infestano, possiamo dire così, che infestano le nostre fibre tessili e cosa possiamo fare per difenderci da loro. Allora, io subito partirei, caro Paolo, con la prima domanda. Quali sono i nemici della lana e in generale delle fibre tessili? Ottima domanda, perché è vastissima. E diciamo che una fibra tessile lasciata là, abbandonata, può essere anche danneggiata da uccelli, potrebbe essere danneggiata da piccoli mammiferi, ma noi di questo tipo di danno ce ne occupiamo poco, perché significherebbe studiare la fibra abbandonata. È un problema piuttosto tipo dei sacchi di juta del caffè del porto, dove i topi rosicchiano perché la juta poi li serve per migliorare la qualità del proprio nido. Ecco, diciamo che questi animali grandi io me ne occupo, ma molto di rado. Io mi occupo di animali più piccoli, come possono essere gli invertebrati. Gli invertebrati sono piccolini. In particolare io mi occupo di insetti e di aracnidi. Gli insetti sono i veri abitanti della nostra terra, sono la stragrande maggioranza degli esseri viventi che popolano questa terra, e sono suddivisi in diversi gruppi. Fra un gruppo e l'altro, io spesso dico, voi pensate siano la stessa cosa, invece no, fra una formica e una termite c'è una differenza superiore a quella fra un cane e un coniglio. Quindi ogni insetto va preso per sé e trattato da sé. Quindi
tornando ai nostri problemi legati alle fibre, gli insetti che infestano le fibre sono soprattutto lepidotteri principalmente, e poi tutti quegli insetti invece deteriogeni di oggetti ormai già attaccati da muffe o attaccati da microalghe. Allora pensiamo ai secondi. I secondi possono essere i soliti coleotteri, i soliti imenotteri, che una volta che la stoffa viene abbandonata o i gomitoli vengono abbandonati in una zona umida, la muffa attacca, che sono dei funghi, attacca il gomitolo, attacca la matassa, quello che è, e dopo possiamo trovare sicuramente lì dei coleotteri e altri insetti che vanno a recuperare la fibra già predigerita dal fungo e se la portano o se la mangiano. E non sono letali. No, questi, io sto parlando di fibre quasi abbandonate, o la persona che compra gomitoli, li mette in cantina, li lascia lì per un anno, due anni, perché lì tanto finisco un'altra cosa, poi la cantina molto umida, magari c'è questo odorino di muffa, arriva là e trova per esempio dei piccoli coleotteri che assomigliano alle coccinelle, un po' più piccoli ancora, tutti marroni, che si sono mangiati la fibra. Okay. Abbastanza normale, ma questi insetti mangiano delle fibre già predigerite, perché il fungo cosa fa? Inizia e disgrega il polimero, quindi questa molecola lunga la spacca in più parti, quindi l'insetto che arriva dopo riesce a prendersela e a mangiarsela e a digerirla a sua volta. Parliamo invece di quelli che sono i nemici più evidenti delle fibre, i lepidotteri, in particolare i tineidi e i ficitidi. I lepidotteri, per capirci, sono le farfalle. Tutte le farfalle, da quelle meravigliose, bellissime, di cui, che bella farfalla, tutte le farfalle notturne, quindi tutte le falene, e in più ci sono queste farfalle, dette farfalline o tarme, che vanno a finire su quella che è la fibra. La fibra può essere una fibra vegetale, una fibra animale, quindi distinguiamo che i tineidi vanno su fibra animale, mentre i ficitidi vanno su fibra vegetale. Ci siamo già capiti, le prime sono comunemente dette tarme della lana, delle pellicce, delle stoffe, perché i varie specie attaccano diverse strutture, e le altre sono dette le farfallette o le tarme, brutto da dire, della farina, della pasta, del pane, eccetera. Quindi fibre animali, tineidi, fibre vegetali, ficitidi. Sia i tineidi che i ficitidi sono delle piccole farfalline, le cui ali possono essere da adulti raccolte sopra il corpo, quindi non rimangono con l'ala aperta, ma si mettono in posizione di riposo con l'ala chiusa lungo il corpo. Come tutti i lepidotteri, hanno un ciclo di vita in cui c'è la distinzione fra l'uovo, ovviamente, che viene depositato da un adulta e fecondato dall'altro adulto, sessi separati, e la larva che ne fuoriesce sotto forma di bruco, usiamo il termine che si usa a scuola, e questo bruco è la vera causa dei danni. Il bruco poi si mette in un bozzolo di vera e propria seta, perché le cosiddetti bacchi da seta, le farfalle per i bacchi da seta, sono molto vicine a questi che stiamo discutendo. Quelli mangiano fibra vegetale viva, infatti i bacchi da seta si mangiano le foglie del gelso. E queste invece vanno a mangiare fibra animale morta, e quindi hanno un concetto di vita molto simile. Allora vanno a depositare l'uovo poi si sviluppa all'interno e fa fuoriuscire una larva. Questa larva bruco incomincia a camminare lungo la struttura, a ingrandirsi per potersi sviluppare, si impupa, fa una crisalide, e quindi a un certo punto dalla crisalide poi esce una farfalla.
La crisalide si imbozzola, cioè quindi fa un piccolo bozzoletto che, a differenza del baco da seta che lo fa con fibre perfettamente bianche, nel nostro caso noi vediamo dei bozzoletti piccoli piccoli color marrone. Come li identifichiamo? Allora, le farfallette sono abbastanza facili da vedere perché hanno una lunghezza dal 1,5 mm, 2 mm fino ai 5 mm. Hanno un volo corto e vanno a cercare il riposo in zone con ombra, non mai in zone con sole. Quindi faranno un voletto e andranno a depositarsi un po' più in là con le ali richiuse lungo il corpo e avranno quindi questo tratto breve, e dove vanno a fermarsi sicuramente non batte il sole. Poi l'uovo è piccolissimo, è di solito nero, viene depositato all'interno di una, aperte virgolette, ragnatela, chiuse virgolette, perché solo ragno fa la ragnatela, le farfallette non fanno niente, fanno un nido. Ecco, e quindi abbiamo questo deposito dell'uovo. L'uovo viene depositato di solito in zone strategicamente più lontane possibile dal movimento, dalla luce, dai giri d'aria. Allora, fondi dei cassetti, posizioni nascoste in tappeti piegati per anni, eccetera eccetera. Da lì si sviluppa e inizia a fuoriuscire la larva del tubrucco, il quale incomincia ad andare in giro e, grazie alle sue il suo apparato boccale, che potete vedere nell'immagine che avete qui, ecco, il suo apparato boccale riesce a creare tutti i danni che noi conosciamo. Chiaramente utilizza dei veri e propri dentini, tanto che le vere nitter sanno distinguere quando il buco è causato da un mozzicone che cade improvvisamente sul maglione, quando il buco è causato da una zip tirata su in maniera erronea che ha rovinato il loro lavoro, oppure quando il buco è causato da dentini. Fatto questo, ovviamente questo si fa tutto il suo percorso. Quando questa larva è bella piena, diciamo così, ha finito lo spazio dove riempirsi di cibo, va a imbozzolarsi e dal bozzolo verrà fuori una farfalla maschio e una farfalla femmina, che sfarfalleranno, si riprodurranno, e da quelle uova riprende il ciclo. Ecco, quindi questa è la presentazione. Colore dell'ala, ancora questo. Il colore dell'ala dipende un po' dalla specie. Dal completamente grigetto, uniforme, passando per un grigio con striature marrone, passando per un grigio più scuro con striature nere e marrone, passando per un quasi completamente nero con delle macchioline marrone. Queste sono le principali forme dei lepidotteri tinedi. Ecco, io sui lepidotteri non vado neanche a parlare, perché andiamo a parlare di derrate alimentari, di caffè crudo, che non vorrei annoiare le nostre e i nostri knitter. Caro Paolo, tu ci hai parlato in maniera molto esaustiva delle tarme, tra virgolette. Abbiamo capito che non sono sempre la stessa bestia, per capirci, ma possono essere diverse, no? Ma io adesso ti faccio questa domanda: è possibile che queste tarme attacchino anche lino e cotone? Perché ho sentito di alcune persone che avevano trovato delle tarme, tra virgolette, anche in delle fibre non animali ma vegetali. È possibile secondo te? Sì, molto spesso noi abbiamo l'attacco di fibre vegetali da parte delle cosiddette farfallette della farina, che sono le altre. E PCTD, i quali vanno ad attaccare fibre vegetali molto simili a quelle della lana. Diciamo che hanno l'ala sicuramente più scura, però le dimensioni sono quelle e la tecnica è la stessa. Allora tanti pensano: sono tarme tutte uguali. No, pensiamo anche che lana, perfino fra lana di fibre di animali diversi, quindi un'alpaca piuttosto che una pecora, piuttosto che un pecora di cashmere, una capra di cashmere, hanno sicuramente una tendenza
a far attaccare tarme diverse, di specie diverse. Ecco, a noi sembravano invece sempre tutte uguali. Ma sì, assomigliano, sembrano tutte uguali, ma non sono tutte uguali. Diciamo, la lana, si dice, e delle tarme di pellicce e tappeti e vengono racchiuse in una stessa specie, ma adesso alcuni studi stanno sottolineando che sono due sottospecie diverse, quelle che attaccano il bulbo del pelo nelle pellicce e quelle che attaccano invece la fibra animale dentro ai maglioni di lana piuttosto che le strutture di lana. I tappeti fanno parte di sia lana che fibra vegetale, che perfino i problemi sulla seta, per ricordiamoci, non tanto in Europa quanto in altre parti del mondo dove c'è ancora molto la presenza di bachi da seta, quindi produzione di seta, noi abbiamo dei lepidotteri che sono a loro volta dei parassiti dei bachi da seta che vanno a finire proprio sulla seta. Quindi questi parassiti di bacchia a seta possono attaccare le rocche della seta, ok? Ci si apre un mondo. Ora quindi passiamo a parlare di quindi come possiamo conservare al meglio le nostre lane, o meglio le nostre fibre tessili. Quali possono essere le strategie vincenti? È un po' complicato, perché noi dobbiamo partire dal fatto che l'uovo è termoresistente, quindi cosa vuol dire? Che a un lavaggio in acqua fredda molto spesso l'uovo sta tranquillo, quindi io devo mettere o degli additivi nel lavaggio per poter spaccare l'uovo, quindi consumare la chitina, perché le uova di insetto sono chitinose, quindi devo andare a spaccare la chitina, oppure devo lavorare a temperature un po' più alte, allora tutte le cnite mi dicono si rovinano i colori. Certo che si rovinano i colori a temperature più alte, la fibra anche, dipende dalla qualità della fibra, però diciamo abbiamo questo primo problema. Qualcuno parlava tanto tempo fa di lavaggio in acqua salata, vero, però ci vuole l'acqua di mare con determinate microalghe presenti, perché sono delle microalghe che si attaccano a queste uova, alla chitina delle uova, la spaccano. Ci sono tradizioni scozzesi piuttosto che delle isole Shetland del lavaggio dei maglioni nell'acqua di mare, che protegge anche dalle tarme, vero? E anche tappeti, vero, ma ci vuole un'acqua di un certo tipo. Non tutte le acque possono contenere minerali e microorganismi tali che possono essere considerati antitarme. Chiaramente la prima cosa da fare è il lavaggio, comunque, con degli additivi corretti. La seconda cosa da fare è l'asciugamento in aria più aperta possibile, proprio perché, come abbiamo detto prima, la tarma vola un breve tratto e si nasconde, quindi se io espongo all'aria aperta le cose, sicuramente una tarma non ha voglia di farsi il giro del giardino. E poi la cosa migliore è il mettere via i maglioni singolarmente, i maglioni, i capi in lana e i gomitoli singolarmente in sacchi. Chiaramente i gomitoli io faccio a partita. Partita, un sacco. Saranno 100 gomitoli, un sacco. Saranno 10 gomitoli, un sacco. Un gomitolo solo, o rischio, o un sacchetto. Okay. Ecco. E, ascolta, questi additivi di cui parlavi, quali possono essere validi per il lavaggio? Allora, in commercio ci sono, per esempio adesso, nella post-pandemia, o nell'attuale pandemia, sono stati introdotti dei disinfettanti. Per quelli hanno già una prima efficacia sul guscio dell'uovo. La seconda cosa che importa, soprattutto quelli che vengono presentati come anti-accaro. Ok. La seconda cosa è noi possiamo lavorare con delle sostanze additive nel sacchetto, ed è sicuramente molto valida la canfora, che è una sostanza naturale, che è una resina vegetale e che proprio ha la sua funzione deterrente, e non è che uccide le tarme, ma rende l'ambiente sfavorevole alla loro innesco. Quindi un ottimo deterrente è la canfora, un buon deterrente sarebbe la naftalina se non fosse cancerogena.
Allora, prima una domanda velocissima: e chi vuole proprio stare sicuro sicuro e già convinto di avere le tarme, fa bene a portare in pulitura, per esempio, che fanno il lavaggio tipo a secco con petroli, cose del genere? Sì, perché non fanno proprio con petroli. Io parlavo con le puliture o le lavanderie più innovative, più attente a queste cose, non si usa più petrolio. Si utilizzano tutta una serie, perché il petrolio non è efficace sugli insetti. Ok. Quindi si usa tutta una serie di prodotti specifici che di solito hanno dentro la cisspermetrina e non la permetrina, perché anche la permetrina è leggermente, ma lo è, cancerogeno. Ah, ok. E per quanto riguarda invece la conservazione, come tu giustamente hai detto, canfora o naftalina, che però è, non va tanto bene, ma cosa ne dici di tutti i famosi rimedi delle nonne? L'arancia con dentro i chiodi di garofano, oppure, non so, i profumatori per ambienti, tu sei d'accordo su questo? Allora, molto spesso le nonne pensavano che se una cosa fa schifo a noi, farà schifo anche agli insetti. Ah. Quindi se io riempio un armadio di cose che quando il marito apre fa "Madonna che spuzza", ecco, a quel punto vuol dire anche gli insetti vanno via. Non è così, non è assolutamente così. Il problema dei rimedi naturali è un altro, che bisogna stare attenti. E scusate se mi dilungo, ma è importante. Una delle cose importanti, e ci tengo a dirla, è che utilizzando tanti rimedi naturali magari siamo efficaci contro la specie bersaglio, ma possiamo portare in quell'ambiente altre specie e neanche non ce ne rendiamo conto. Vi faccio questo esempio. E ci sono per esempio delle tecniche con fiori, con bucce, come hai citato tu prima, con sali minerali, eccetera, che magari allontanano la tarma, ma possono essere vettori di acari. Ah. E l'acariosi, che vuol dire, cioè tutte le malattie acaro derivate, alcune sono ridicole, sono piccole, non ci preoccupano. Altre sono decisamente gravi, ci sono delle polmoniti, ci sono delle dermatosi, ma veramente pesanti. Sì, sì. Quindi conservare un maglione senza prevedere sì il danno alla fibra, ma anche l'attacco da acaro, l'attacco da microorganismo, è qualcosa di non del tutto efficace. Quindi io devo stare attento che quel maglione A non prende la muffa, B non prenda gli acari. Quindi faccio un lavoro contro le tarme, attenzione a muffa, attenzione a acari. Ok, ok, grazie, molto molto chiaro adesso. Allora adesso la domanda clou, caro Paolo, è: cosa dobbiamo fare quando troviamo i nostri gomitoli o i nostri maglioni infestati dalle tarme? Allora, io non sto parlando ovviamente di un maglione completamente mangiato oppure di gomitoli completamente mangiati con le tarme che ci camminano sopra, perché è chiaro che quelli vanno presi e vanno buttati via. Ma se ne troviamo una, due, abbiamo il sospetto che possano essere presenti, cosa dobbiamo fare per essere sicuri di debellarle e appunto stare tranquilli? Allora, vi faccio lo scenario: aprite un cassetto pieno di gomitoli, escono di un bel mobile in legno, escono tre tarme. Ecco. Allora, prima cosa da fare: prendere un bel sacchetto di nylon, di quelli con chiusura ermetica, prendere tutto indistintamente il contenuto del cassetto e inserire dentro al sacchetto dei cubetti di canfora messi in una stoffa, in modo che la canfora, che è oleosa, non vada direttamente a contatto con la lana, con le preziosità vostre, e chiuso. Intanto lascio lì. Okay. Lascio lì. Poi prendo il cassetto, lo sfilo dal mobile, pulisco con l'aspirapolvere tutto il fondo, posso smontare tutto il mobile, pulisco con l'aspirapolvere soprattutto il fondo, cioè il dietro. Okay. Pulisco molto bene il cassetto. Se il cassetto è di un mobile vecchio che ha la carta, smonto via la carta. Okay. E incomincio a fare un'azione protettiva con uno spruzzino di quelli
da giardinaggio, quelli acqua più, in una soluzione allo 0,5% di cispermetrina. La cispermetrina si può comprare in negozi come le agrarie, a volte alcuni negozi di drogheria un po' forniti, no? Le grandi catene che vendono i finti profumi e i trucchi, le drogherie vecchie. La vecchia drogheria o la ferramenta, povera sta roba, si va lì, dice buongiorno, una cosa a base di cipermetrina, perché purtroppo non sanno pronunciare il nome delle formule, quindi cis permetrina sarebbe il nome giusto, cipermetrina lo dicono così. Prodotto, fate una soluzione, guardate che soluzione ha lì, sì. Se è pura si mette 5 ml ogni litro, okay. Quindi proprio fate un tappo, il tappetto, sì. Buttate il tappetto, mettete l'acqua, agitate e poi ci mettete l'oso e spruzzate, lasciate che si asciughi, fate una seconda passata. È assolutamente atossico per umani, animali domestici, bambini a quattro zampe, assolutamente atossico, quindi fate questo lavoro. Rimettete una nuova carta dentro al cassetto e a quel punto chiudete il cassetto, è ancora tutto nel sacchetto. Sì, sì, sì. Allora io a quel punto in un'altra parte, dentro magari un catino, un vuoto, e incomincio a controllare, a agitare, vedendo se ci sono uova, se ci sono altre tarme, eccetera. Intanto con tutta quella canfora che ho messo, volendo anche naftalina, ma state attenti, ecco, io ho fatto già un'azione preventiva. Metto a lavare tutto in acqua. Se sono gomitoli, io cosa faccio? Lì mi fido. Mi fido, al limite ci do una spruzzatina, ma non vorrei, se sono gomitoli tinti a mano, che faccia essere qualche bilancio. Però li posso insacchettare. Li posso insacchettare per tipi, bene. Okay. Se ho maglioni, maglie, eccetera, cosa faccio? La cosa che mi conviene, li porto in una lavanderia esperta e gli dico: questi sono da trattare con l'antitarme. Fine. Ok. Piccola cosa in più. Ok. Come faccio tutto questo lavoro? Posso trovare i buchi dei tagli. Ah. Allora, finché ci sono i buchi dei tagli, uno dice, boh, tirato su, chi se ne frega, non mi importa. Ma i tagli sono le tane degli acari della polmonite. Ah, caspita. Sì, quindi cosa faccio? Vado, o se ne trovo tanti, chiamo una persona esperta che mi dà una cera apposita, che mi dà un prodotto apposito, ci sono dei gel appositi, più che per far morire quei due tarli poveri che ora che finiscono di mangiare quel legno ci vogliono 200 anni, ma per sterilizzare le loro tane. Quindi questi gel non uccidono sì il tarlo, uccidono le uova del tarlo, ma soprattutto ci proteggono da questi acari che molto rapidamente migrano dalle tane dei tarli verso i gomitoli piuttosto che i maglioni o i cappotti che ho lì dentro. Diciamo che Paolo si occupa anche di questo, quindi se avete dei dubbi, se avete delle domande, potete contattarlo su Facebook, per cui e chiederglielo in privato. Lei. Oppure contattate me e io vi do il contatto di Paolo, ok? Sì, e si può sempre fare un piano di disinfestazione, ma chiaramente si parla di cose grandi. Il negozio che nel magazzino incomincia ad avere tante tarme, il negozio che nel magazzino ha tante tarme, può sì chiamarlo metto che va là a spruzzare, ma io suggerirei di chiamare un esperto che capisca questo e magari scrive per l'ometto cosa deve fare e controlla il lavoro dell'ometto. Perché tante volte il rimedio può essere anche velenoso, semplicemente perché le persone non sanno, per semplice ignoranza, e non c'è nulla di male, quello di cui si sta parlando, e quindi magari vanno con un veleno molto tossico anche per le persone che poi prendono in mano i filati. Ci sono delle tecniche di pulizia da tarme con prodotti naturali, e purtroppo gli esecutori raramente avvisano che dovranno tornare ogni due mesi per un anno. Ecco. Allora uno dice: oh, che bello, ho fatto, e dopo due mesi le trova di nuovo, chiamalo, metto di nuovo. Allora queste cose mettetele in mano di qualcuno che sa.
Certo, si può fare da sé finché si tratta di un cassettino, una scatola, ma quando incomincia a essere un guardaroba pieno piuttosto che un'eredità con tappeti, eccetera, costa una perizia, costa un piano lavori, ma sicuramente molto meno che buttare via la roba. Certo, come sempre tutto. Molto bene, caro Paolo, grazie mille della tua spiegazione, davvero molto molto esaustiva e molto chiara. Speriamo di aver risposto soprattutto a tante domande che mi sono state fatte in privato e io ho condensato in questa discussione per dare anche un senso logico. Se avete naturalmente delle altre domande, fatele nei commenti e magari eventualmente potremo fare un eventuale secondo video con la risposta alle vostre domande, se lo desiderate, se lo credete. Molto bene, noi vi ringraziamo. Se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, mettete l'emoticon di, credo, una mosca o una zanzara, perché di tarme non ce ne sono di emoticon. Forse ci sono le farfalle, però. Di una farfalla, qua c'è un'ingerenza del professore, vabbè, ok, noi vi salutiamo, corriamo a sferruzzare, io sferruzzerò, lui guarderà, vediamo appuntamento al prossimo video, ciao!